amici e amiche del pianeta, bentornati. Di ritorno dalla Romania, dopo aver sostato in Bulgaria presso la splendida baia di Bolata, ho raggiunto l'estremo est della Grecia e, poco distante dalla città di Salonico, mi accingo a visitare la penisola calcidica. La sua particolare forma ricorda quella di tre artigli o tre dita. Noi cominceremo dall'artiglio del Monte Athos. Qui potremo ammirare prima le spiagge della costa est, per poi, attraversando l'artiglio, raggiungere la costa ovest, dove visiteremo solo una spiaggia. Conclusa la rapida esplorazione del Monte Athos, proseguiremo verso ovest per incominciare con la scorpacciata di spiagge presenti sulla costa est di Sitonia. Raggiunta la sua punta estrema, percorrendo e sostando presso altre spiagge presenti sul versante ovest di Sitonia, concluderemo, seppur in anticipo, la visita alla penisola calcidica. Eccoci giunti presso la prima località marittima dove sosteremo per un paio di giorni. Ierissos, posta al principio della costa est dell'artiglio del Monte Athos, è una piccola città moderna di 3.500 abitanti. Qua ci sono dei bellissimi parcheggi, devo capire se sono gratuiti, sembrerebbe di sì, sì, i parcheggi sono gratuiti, quindi io mi posso piazzare davanti al mare anche qua, che è uno spettacolo. Parcheggio qua, e lì c'ho la spiaggia! Questa è la piantina di Ierissos. Spiaggia, qua c'è la parte col pratino, la spiaggia non è molto grossa, ho già capito che è granula fine ma non è sabbia, sono sacciolini piccolini piccolini, l'acqua è bella. Me l'aspettavo più piccola, Ci sarà anche la spiaggia libera, immagino. Ben strutturata, dispone di spazi verdi, parchi e un bel mare turchese con una lunga spiaggia sabbiosa. Oltre a ciò sono presenti due campeggi, uno posto all'inizio della cittadina, l'altro, che utilizzeremo per lavare la biancheria, si trova a neanche un chilometro a sud della spiaggia. Ok, lasciamo Ierissos, che comunque per il campeggio libero è... Cioè, camper, non puoi tirare fuori la veranda col camper, però i parcheggi qua proprio davanti alla spiaggia è ottimo. Il mare era bello, c'era un po' di schiumetta da qualche. Non in tutte le parti. D'altronde fin quando la gente si mette le creme fatte con il petrolio. Una volta me le mettevo anch'io, poi l'ho capito e non le ho più messe. Basta non prendere il sole a mezzogiorno o alle 2. Adesso mi sposto di 5 km che c'è un altro campeggio, speriamo che mi facciano lavare la roba. Sono arrivato qua al camping Delfini, che è appena dopo, è comunque sempre Ierissos. È stato molto gentile il proprietario, mi ha fatto lavare la roba. Sta qua l'ingresso, è molto minimalista ma nello stesso tempo artistico. 5 minuti a piedi si arriva al mare. Adesso stiamo andando a Nearoda, che è il paese successivo a 5 km da qua, sempre per continuare a documentare comunque le spiagge che ci sono sull'artiglio del Monte Athos. Poi andremo all'ultima spiaggia prima di non poter più andare avanti, perché ci sarà un muro e da lì non si procede, tutta zona privata dal potere ecclesiastico. Eccoci arrivati a Nearoda, adesso vediamo un pochettino qua come si presenta la spiaggia e il paesello. Meno frequentata rispetto a Ierissos, meno turistica sicuramente. L'acqua è senza dubbio più pulita rispetto a quella di Ierissos. Dopo Nearoda, adesso siamo diretti a Kumitsa, che è l'ultima spiaggia accessibile prima di entrare nella proprietà santa. Allora, qua
dritto? Sì. Questa che andiamo a vedere dovrebbe essere una bella spiaggia selvaggia, senza attrezzature turistiche. Alla faccia della spiaggia selvaggia, qua c'è un'entrata luxury, qua ci sono appartamenti di lusso. Non è mica tanto selvaggia qua, eh. Adesso vediamo magari andando più avanti. Queste sono le villette della spiaggia. Fondamentalmente è tutta spiaggia libera, però non è questa secondo me la spiaggia che io sto cercando. Ok, questa è solo la prima parte della spiaggia, adesso noi andiamo in fondo là. La strada è uno sterrato, abbastanza malmesso, però ci sono sempre le indicazioni da seguire per la spiaggia di Comizza. Eccoci arrivati. Wow. Questa spiaggia senza dubbio da metterla nelle top. Colorazione della ghiaia è sempre tendente al rossiccio, bianco rossiccio. Da questa spiaggia, l'ultima accessibile sul versante est dell'Artiglio, si vede il muro che delimita il confine con la zona privata. Per raggiungere l'estremità della punta, dove giace il Monte Athos e i suoi monasteri, bisogna chiedere con largo anticipo un permesso. Bellissimo, cioè, questo è bello, proprio bello. Poi il fondale scende in modo graduale, dolce, nel giro di 15 metri comunque non tocchi più. Bello, bello, proprio bello. Adesso torniamo un pochettino indietro e ci portiamo sull'altro versante, sempre dell'Artiglio del Monte Athos, però il versante ovest, quello che si affaccia all'Artiglio centrale, che è Sitonia. Per andare sull'altro versante si ritorna a Neoroda e si gira a sinistra e si prende sto sterrato che ci porta fondamentalmente sull'altro versante. Di sterrato c'è solo un chilometro da fare, poi la strada torna ad essere normale. La spiaggia che ho deciso di documentare per costa ovest dell'Artiglio del Monte Athos e Xiropotamos. Già il nome mi piace un casino. Abbiamo fatto neanche un chilometro di strada normale e voilà, ritorniamo sullo sterrato. Tanto per capirci, qua io posso parcheggiare col camper e sono a 8 metri dal mare. Ma che spettacolo! Ed eccoci qua a Xiropotamos, che è una spiaggia a metà turistica. Insomma, non ci sono strutture turistiche particolari, c'è un sacco di spiaggia libera, però ovviamente ci sono anche gli ombrelloni a pagamento e tutto. Insomma, dai, cioè, rispetto a Comizza non... Adesso vediamo un po' comunque andando in spiaggia che impatto sia. Fondamentalmente quasi tutta spiaggia libera, la spiaggia ho già visto che è sabbia fine, non sono granellini. Allora, la spiaggia si accede direttamente dalla strada sterrata. Anche qua in Grecia ho notato un sacco di spazzatura, accumuli di spazzatura lasciati sulla strada. Che si affaccia sul mare e presenta in prossimità della punta una costa rocciosa fatta di ciotoli. Dal principio delle stazioni balneari la spiaggia si compone di sabbia chiara e fine, donando al fondale marino uno splendido colore turchese. Questa spiaggia è finita
la visita all'artiglio del Monte Athos e adesso ci spostiamo sulla costa est orientale dell'artiglio di Sitonia. Da qui belle le panoramiche sul Monte Athos e sull'isolotto Ammouliani. Qua sotto abbiamo l'ultima spiaggia che abbiamo visitato. Adesso per andare comunque sull'altro artiglio devo tornare praticamente a Hierissos. Allungo di molto la strada, d'altronde lo sterrato che mi portava dove devo andare io era lunghissimo, si parla di decine e decine di chilometri e vabbè, insomma devo un attimino preservare Tigrotto, visto che mi sa che ne faremo altri poi di sterrati. La strada che ci sta conducendo dall'artiglio di Monte Athos all'artiglio centrale di Sitonia è bella, tenuta bene, attenzione soprattutto solo al fatto che è abbastanza scivolosa come un po' tutte le strade greche vecchie. È un continuo sali scendi tra questa natura incontaminata che non si capisce. Il caldo che fa qua, non so quante siano le precipitazioni medie annue, ma è molto rigogliosa, eh? Il primo paesino sul mare che dà il via alla visita della costa est di Sitonia è un grazioso villaggio di 600 abitanti costruito sulle pendici di una piccola penisola. Quando uno c'ha culo con i parcheggi, non c'è niente, eccolo qua, proprio, davanti al mare. Le taverne intorno al piccolo porto di pescatori offrono pesce e frutti di mare freschi. Stasera se mangia il pesce, adesso devo decidere dove. Sono dei posti veramente belli. Qua siamo nella piazzetta, ci sono tutti gli altri ristorantini. La sera le attività commerciali presenti nella piazzetta attirano gente dai vicini paesi della zona circostante. Sono in procinto di lasciare adesso questo paesino, questo grazioso villaggio sul mare. E la prossima spiaggia che visitiamo è Trani Ammouda. Mi vedrete sempre piotto perché fa troppo caldo. Allora, io ho segnato un tot di spiagge da vedere, non so quante riuscirò a vederne, ne ho segnate circa una trentina, ma qui tenete conto ho fatto 2 chilometri, non di più, 3 forse, da quando ho abbandonato i Ghiropiti, Casli, e ogni rientranza ha una sua caletta, da quella piccolissima larga 15 metri a quella larga 60 metri, è incredibile. La prossima spiaggia che visiteremo si chiama Trani Ammouda. Ah, che carnaio! Non so neanche se fermarmi. Composta di sabbia chiara e finissima, si cala dolcemente nel mare, creando in contrasto con l'acqua favolosi fondali turchesi. Adesso mi sposto di pochissimo, qua è molto bello, è pieno di spiagge, e ho scelto Lago Nisi come cala. Qui siamo nel cuore pulsante della penisola e di conseguenza il sovraffollamento delle spiagge è scontato, soprattutto se le si raggiunge durante il weekend. Al termine di una profumata macchia mediterranea che si estende fino al lungomare, questa parte di costa rimane bassa e frastagliata. La cala si divide in due parti separate da un piccolo promontorio.
Poco più a sud, a un chilometro dalla costa, si trova l'isolotto di Diaporos, che rappresenta la ciliegina sulla torta di questo paradisiaco territorio. Stiamo raggiungendo la spiaggia, carnaio incredibile, ho aspettato un po', sperando che un po' di gente se ne andasse, ma è ancora un carnaio. Carnaio! Poi incredibile la marea, eh? Allora, quando sono arrivato qua, 2 ore e mezza fa, c'era la lingua di sabbia dove uno si poteva sedere, mettere l'ombrellone e tutto. Già un'oretta fa non c'era più la lingua di sabbia, adesso l'acqua è alta 30 centimetri tutti. La marea del mare Egeo, pensa. Ho aspettato un po' fino quasi al tramonto, diciamo, perché sono quasi le 7 e niente, è rimasto il carnaio, peccato perché era una spiaggia che meritava delle belle riprese. Comunque col drone sono certo che ho documentato bene gli atolli, tutta la parte veramente bella, questa è una parte bellissima, ci sono calette ovunque, ovunque, tutti i giri. La prossima spiaggia sarebbe Caridi Beach, che è presso una località che ha un nome impronunciabile. Niente, dai, in un attimo arriviamo adesso, qua è una successione una dietro l'altra. La particolare conformazione della costa e la presenza di Diaporos permettono di essere quasi sempre al riparo dal vento e di creare un favoloso tratto lagunare che si trova più a sud di Lagonisi e poco prima di arrivare alla prossima spiaggia, quella di Caridi. Se siete in questa zona qua, affittate una barca e andate a farvi tutto l'isolottone con tutti i vari atollini di Diaporos. Sicuramente vale la pena. Ecco, Caridi Beach qua. Il contesto paesaggistico della cala che stiamo per raggiungere è un qualcosa che si avvicina alla perfezione. L'unica piccola nota dolente è dovuta all'inclinazione troppo lieve con cui scende il fondale. Va che ho trovato il posto ideale per me. Primo, vicinissimo al mare. Secondo, parcheggio sotto l'albero. Che bello, ma come sono contento. Wow, bellissima. Per un po' di giorni io da qua non mi muovo più perché ho già percepito che questa è la cala dei miei sogni, con gli scogli ai fianchi, a destra e a sinistra. Piccola insenatura a forma di ferro di cavallo gode di una bella e abbastanza ampia spiaggia di sabbia chiara e fine. È lunedì, ma io ho aspettato fino a oggi, ma c'è una ressa incredibile ancora anche oggi in quella spiaggia. Ressa incredibile, c'è spazio per tutti, tutta spiaggia libera. Vabbè, invece dall'altra parte del promontorio, diciamo a destra della spiaggia, c'è quest'altra spiaggetta attaccata, che è il promontorio, e qua l'acqua è limpidissima, non è torbida, non c'è nessuno che urla, e quindi godiamo. L'acqua totalmente limpida, colore bellissimo, e poi scende giù nel giro di 10 metri, non tocchi più, proprio in modo perfetto scende.
I still dream about you every night. Guess I'm wondering if you're alright. I wish I didn't do that, but I do. And do you ever dream of me? Or are my visions just a one-way street? If they are, then c'è speranza. Ho aspettato fino alle 8:30, ma niente, la gente non se ne va e quindi non si possono fare le riprese belle alle rocce là in fondo. Era uno spettacolo con il tramonto. I still dream about you every night. Guess I'm wondering if you're alright. I wish I didn't do that, but I do. And do you ever dream of me? Or are my visions just a one-way street? If they are, then the dream is just a dream. It doesn't mean. Ed eccomi qua seduto a questa bella pizzeria all'aperto. L'odore, c'hanno il forno a legna, l'odore sembra veramente buono che arriva. E la pizza, ho preso una margherita con il bacon e i funghi, che è una specialità di qua. Sono cotto, sono, il caldo mi sta facendo impazzire proprio. Mi fa male la testa proprio. Ora grazie, gentilissima, mi ha portato subito la birra, che adesso me la scolo in 2 secondi. Veramente bella la terrazza, così tutto all'aperto, una panoramica, là in fondo c'è il forno a legna, siamo a pochi metri dal mare. Ma perché io devo sempre avere problemi nei ristoranti in cui vado? Allora, ho ordinato una pizza, stavete pronti? Ecco, questa è la pizza che mi è arrivata, questa è la mia mano, Cioè è una, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono 6 porzioni. Oltretutto ho chiesto bacon e funghi e mi è arrivata prosciutto e funghi. E uno dice, finalmente un momento bello della giornata, calda, impazzire di qua, di qua, di là, di giù, sistema il vetro, fai le riprese che non ti vengono perché c'è la gente che non se ne va fino alle 9 di sera. Trovi una pizzeria, senti un odore buono, dici vai, bella terrazza, musica bella. Poi ti portano 6 porzioni di pizza. Allora, c'ho ste pizze qua che sono avanzate e in più nel freezer che avevo comprato nel supermercato prima di arrivare a... prima di arrivare qua alla penisola calcidica, avevo comprato, c'ho altre 2 pizze nel freezer. Dai, vabbè. Siamo giunti a Cavour Tripes ieri sera. Ho trovato un parcheggino perfetto. Essendo questa zona di costa costituita da tante insenature e piscine naturali, con una forma che richiamano il buco che fa il granchio nella sabbia, alla spiaggia è stato dato il nome di Cavorotripes, che in greco significa buchi di granchio. Bellissima anche la pineta che c'è a ridosso degli scogli, con questi alberi. Questi qua sono ginepri?
addirittura proprio a forma di poltrona, questa opera d'arte. Adesso alzo il drone e poi me ne vado perché fa un caldo incredibile. Non sto bene, quindi inizio il ritorno per forza di cose. E sì, la situazione fisica è diventata assai precaria. Un probabile colpo di sole, i dolori alle ossa, il gonfiore a tutto il polpaccio dovuto a un mega morso di un tafano gigante mentre facevo le riprese con il drone a Caridi e il caldo quasi insopportabile mi hanno indotto ad anticipare il ritorno saltando la visita all'artiglio di Cassandra. Per fortuna, dal punto di vista paesaggistico, il meno attraente dei tre. Adesso la prossima spiaggia, Calamitisi. Siamo sul versante est dell'artiglio di Sitonia. Eccoci arrivati a Porto Koufo, che è il più grande porto naturale, credo, dell'Egeo. Ebbene sì. Lungo 1600 metri e largo 550 è il più grande porto naturale della Grecia. Questo è un posto che merita, anche perché adesso vi spiego subito. Qui sono alla fine, quasi alla fine, dietro c'ho il porto, mi metto qua. È uno spettacolo! Allora, in questo posto fantastico mi sono preso un bel gyros e guardate che carino. Questo posto era uno spettacolo. Se stessi bene, mare meraviglioso, bellissimo per nuotare, limpida l'acqua. Circondato da senature e colline rigogliose, Porto Koufo è un piccolo villaggio di pescatori. Quest'altro angolo di paradiso fu descritto dagli antichi come il porto sordo, in quanto nella baia non si sente alcun rumore dal mare. In effetti il silenzio che si percepisce è davvero particolare. Credo non sia particolarmente frequentato e questo è un bene, perché il fondale, composto di ciottoli, scende in modo assai ripido. Manca farla apposta oggi, c'è una cappa incredibile. Ovviamente i colori, quando si fanno i video con questa cappa, con questo cielo bianco, non vengono benissimo. Lasciamo Porto Koufo, veramente bello, e adesso andiamo verso Toroni, ma non so se ci fermiamo perché non credo che valga la pena. Subito dopo Toroni c'è Tristinka, che invece dovrebbe essere una spiaggia che si predispone un po' come questa di Porto Koufo per la sosta camper vicino alla spiaggia. Eccoci qua sulla spiaggia di Toroni. Spiaggia prettamente libera, molto ampia. Allora, qui a Toroni non ho alzato il drone perché ormai è praticamente impossibile volare. Fa talmente caldo che il rallentamento, il delay, il ritardo è di
20 secondi quando tu fai un movimento, quindi diventa pericoloso, quindi, e poi comunque c'è sto cielo qua, completa, è una cappa incredibile, c'è un caldo, un'aria calda bestiale. Costeggiando la spiaggia di Toroni arriveremo a quella di Tristinica, che è rinomata per essere una spiaggia che si presta per i camperisti. Qua siamo alla fine della spiaggia di Toroni. Beach Bar! Questo è il proseguimento della spiaggia di Toroni, molto bella questa caletta. Credo che questa parte, la costa occidentale dell'Artiglio di Sitonia, sia più dolce, nel senso che la costa scende giù in maniera più lieve verso il mare. Eccoci qua, a Tristinica! Bella, bella anche questa, è una bella spiaggia ed è come quella prima di Porto Cofo. Si predispone proprio per chi ha il camper. Purtroppo la luce è quella che è. Qua si può parcheggiare col camper. Non ce n'è tanti. Il mare è bellissimo. Non si vede i colori perché purtroppo oggi il cielo non ci dà una mano. Però bella, bella. Mi avrebbe voglia di fare un altro bagno, porca la miseria. La strada che costeggia al mare qua sul tratto occidentale dell'Artiglio di Sitonia è molto bella. Qui ci troviamo presso Lago Mandra, un'altra bella spiaggia di sabbia chiara e fine, circondata da una rigogliosa pineta. Bom, salutiamo anche il Lago Mandra Beach che ci ha riservato questa piacevole ripresa con il sole che si riflette sul mare, con questa luce irreale perché è così da praticamente da tutto il pomeriggio e sembra quasi sera. D'altronde c'è una cappa bestiale, il sole riesce a penetrare comunque. Comunque non avrei mai detto che poteva fare più caldo, ancora più caldo dei giorni precedenti. Oggi è Africa proprio pura. Bene, questa è l'ultima spiaggia della mia permanenza sulla penisola calcidica in Grecia, perché poi da qua si punta verso l'Albania. Calogria, vediamo un po' come si presenta. Qua faccio anche l'ultimo bagno. Quest'ultima meta del viaggio, chi ci ha visto esplorare i Balcani non è stata baciata dalla fortuna, ma nonostante le precarie condizioni di salute che continueranno a peggiorare durante il ritorno in patria, abbiamo potuto comprendere quanti piccoli paradisi marittimi ospita la penisola calcidica, un territorio che permette al visitatore di vivere in simbiosi con la natura, di sostare con il proprio camper su finissima spiaggia, a pochi metri dagli incantevoli colori del mare, ed immergersi senza ombra di dubbio in uno dei contesti paesaggistici più straordinari dell'intero Mediterraneo.